Hi, I'm Silvia. I'm an editor here at Food Unfolded, and today for Family Recipes Unfolded, I'm gonna make pesto with my grandma. Pesto is a typical traditional dish, tipico della Liguria, che è la regione da dove veniamo noi. E ci sono tante ricette del pesto. Ci sono alcune varianti, però mia nonna segue la ricetta classica. La ricetta classica, perfetto. Quindi nonna, cosa ci metti tu nel pesto? 50 g di basilico, 70-100 ml di olio extravergine di oliva, 40 g di pecorino, 60 g di parmigiano, uno spilchio di aglio senza anima, 30 g di pinoli, un cucchiaino di sale grosso. E questo lo stiamo mostrando. Questo è il mortaio con il suo pistello che serve per e si deve usare per forza questo o si possono fare anche? Si può fare anche con il frullatore, però insomma il classico tipico si fa con il frullatore, però si può fare anche con il frullatore. Ok, perfetto. Allora adesso lo facciamo vedere. Per iniziare, lavare il basilico foglia dopo foglia e metterlo ad asciugare sul nostro finaccio. Togliere l'anima dallo spicchio dell'aglio e metterlo nel mortaio con qualche grana di sale grosso. Pestare fino ad ottenere una poltiglia. A questo punto aggiungere una prima manciata di foglie di basilico e aggiungere un po' di grana di sale. Continuare a pestare e aggiungere piano piano le altre foglie di basilico. Finché non sono sfatte quasi poltiglia. Aggiungere i pinoli e continuare a pestare fino ad ottenere una crema. Ora continuare a pestare aggiungendo piano piano un po' di pecorino, un po' di parmigiano e un po' di olio fino ad esaurimento. Quando si sono aggiunti tutti gli ingredienti, controllare la cremosità e vedere se c'è bisogno di aggiungere ancora un pochino di olio. Ora mettiamo a cuocere le trofie, pasta tipica della nostra regione che va a nozze con il pesto. Una volta scolate, condirle in una ciotola con il pesto e una noce di burro crudo. Ora serviamole le trofie e vediamo cosa ne pensa tuo papà. Com'è, papi? Così.